Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. Davanti a lui stava un idropico. Rivolgendosi ai dottori della legge, ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no curare di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse: «Chi di voi, se un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà subito fuori in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi è uno di quelli che ci fa maggiormente capire il cuore del Padre Celeste, perché nel suo comportamento Gesù si identifica, si accomuna al Padre Celeste, in pratica si comporta come Dio Padre, con le stesse prerogative del Padre Celeste, due in particolare. Quella di essere il Signore della legge, in particolare qui la legge del sabato, quello di non fare lavoro durante questo giorno, e quello di essere il Signore della salute, in particolare qui la guarigione dell'idropisia, che era considerata ai tempi del Signore una malattia incurabile per gli uomini. Approfondiamo questi due pensieri per cercare sempre di rendere più definito il volto di Dio Padre, il cuore di Dio Padre, per capirlo, per amarlo e poi per pregarlo ancora di più. Il primo pensiero riguarda la legge. Gesù è arrivato a dire espressamente che lui, in quanto figlio del Padre, ha l'autorità sulla legge divina. Il figlio dell'uomo è signore anche del sabato, nel senso di dire che è padrone e autorevole. Il sabato era riferito al terzo comandamento di santificare le feste con la lode, il ringraziamento e la preghiera e nello stesso tempo di non fare nessun lavoro, neppure quello di guarire un malato. Era per i dottori e per i farisei la legge per eccellenza. Osservando questa legge si era nella giustizia di Dio, si era giusti automaticamente. Certamente è un'idea giusta questa di seguire la legge di Dio, di essere, di stare nella legge del Signore, ma l'errore dei dottori e dei farisei era di considerare la giustizia come una cosa a sé stante, chiusa in se stessa e portata all'estremo. In pratica era una giustizia, diremmo quasi, ingiusta o cattiva o disumana, diventava una giustizia che non era certamente come la voleva Dio, una giustizia deformata, soprattutto nei confronti di chi commetteva un peccato, dei peccatori. Gesù voleva che queste persone associassero alla giustizia di Dio anche il perdono di Dio, anche la misericordia di Dio, anche la bontà di Dio, l'umanità di Dio. Lui la conosceva bene perché la vedeva nel suo Padre Celeste. Per essere più efficace, Gesù fa l'esempio dei comportamenti umani verso gli animali. Chi non tira fuori dal pozzo una povera bestia, un povero bue, un povero asino che vi è caduto dentro, anche se il giorno di sabato? Quindi quanto più un padre tira fuori dalla malattia, eventualmente un figlio che è caduto dentro questa malattia. Qual è allora l'insegnamento di Gesù a riguardo del Padre Celeste? Da buon ebreo Gesù credeva e predicava la giustizia di Dio Padre, una giustizia perfetta, assoluta. E così è la religione ebraica, ancora di più basata sulla giustizia è la religione islamica. Sono due religioni della giustizia divina,
soprattutto verso i peccatori. Nell'ebraismo i profeti hanno un po' attenuato questo spirito di giustizia portata all'estremo, parlando di un Dio più misericordioso e più pietoso, oltre a Dio misericordioso verso i peccatori pentiti per portarli a conversione. La religione islamica è molto estremista su questo, contro il peccato, proprio sulla che devono pagare, espiare, devono scontare, sempre fare penitenza, purificazione, seguire e accettare il castigo, la pena riparatoria. Ecco, ricordo di aver visto un film in seminario che ci faceva vedere un pochino la situazione religiosa dell'Islam legata proprio a questo aspetto della giustizia di Dio. Un uomo che ritornava dalla guerra scopre che la moglie aveva avuto un rapporto di adulterio e qui nasce in lui una specie di dilemma, di sofferenza, perché da una parte ama questa donna, la sua moglie, le vuole bene, dall'altra parte ha il dovere di punirla per questo suo peccato. E c'è questo dilemma, questa difficoltà, perché la religione lo porta a vendicarsi, a castigarla, a infliggergli una pena punitiva, una riparazione. E quindi la tratta male in tutti i modi, arriva a dargli il cibo che dà agli animali, arriva a farla dormire insieme con gli animali, non ha nessuna pietà e questa donna vive proprio sottomessa e subisce tutto questo. Alla fine cosa chiede questa donna? L'atto di pietà, di poter fare un bagno. Era in estremo bisogno sia di purificazione sia di pulizia. Però, nonostante tu ami una persona, come può essere quella tua moglie o tuo marito, però non può esserci misericordia quando l'uno o l'altro commette un grave peccato, un'infedeltà, un adulterio. Così è un po' la religione islamica, ma noi certamente seguiamo la religione cristiana. Per Gesù la giustizia è sì vera, forte, grande, assoluta, ma nello stesso tempo è anche misericordiosa, è indulgente, è comprensiva. È una giustizia che si può addolcire, attenuare e derogare anche, facendo leva su situazioni bisognose di misericordia, come una malattia, o su persone che hanno desiderio della purificazione, come i peccatori. Questo stato di malattia o di peccato permette all'uomo di poter gustare la misericordia del cuore di Gesù, e Gesù opera addirittura una deroga alla legge del sabato che diceva di non lavorare e di non fare nessuna guarigione. Anche per la giustizia verso i peccati c'è la possibilità di un'indulgenza, di una misericordia, di una comprensione, di un perdono, di una riabilitazione in conseguenza del pentimento, della conversione. E qui è veramente bello questa rivelazione di Gesù, Dio che è infinita giustizia e anche un Padre che si muove a pietà delle sofferenze umane, si muove a perdono dei pentimento dei suoi figli. C'è chi è davvero rassicurato, rasserenato, dobbiamo essere tutti consolati e incoraggiati da questa esperienza del Vangelo. Nella pietà, nella misericordia, il Padre può anche derogare dalle leggi della natura, da Lui creata, e questo è il miracolo. È proprio questo intervento di Dio che supera una legge naturale con la forza soprannaturale e la forza che ha agito in Gesù, misericordioso e miracoloso. Guarendo questo uomo idropico, Gesù manifesta che Dio è il Dio dei miracoli, e quindi Gesù, essendo Dio come il Padre, dimostra di essere miracoloso, e dobbiamo quindi sperare e confidare in questo Gesù anche per questo particolare della miracolosità che supera
non solo la legge morale del sabato, ma anche le leggi fisiche della natura. Ecco dunque il secondo pensiero che riguarda proprio la malattia. Gesù si mostra Signore della salute, potente anche verso una malattia inguaribile. La guarigione dell'idropico è descritta con dei particolari che ci fanno capire l'amore del Signore, quindi in Lui l'amore di Dio Padre. Si dice che Gesù, e poi lo ha congedato, ecco, nel guarire prendendolo per mano c'è il tocco guaritore di Gesù, Dio della salute, e sta dentro questi due gesti del prendere per mano, del congedare, sono gesti profondamente umani, sta dentro tutta la solidarietà, l'aiuto, l'amicizia e l'incoraggiamento che dà il Signore. Anzi, nel gesto del prendere per mano c'è propriamente un tocco paterno. Così nel congedo anche c'è un sorriso, diciamo, paterno di gioia. Si prende per mano un bambino come un padre amorevole e protettivo, si sorride a un bambino come un padre felice e generoso, se il bambino sta bene. Ecco, tutti i padri amano i figli, ma quando questi figli sono malati e soffrono, l'amore per loro si raddoppia, diventa un fare tutto quello che si può per alleviare la sofferenza, per guarire, per curare, per ridare la salute. Ecco, questo miracolo, che era per quei tempi un miracolo di un male inguaribile, deve farci non solo in modo che aspettiamo sempre di più dal Signore le grazie, anche quelle più grandi, anche quelle più miracolose, ma poi anche dobbiamo pensare alla malattia che esprime e sottintende un Dio che vuole veramente bene a noi, che ci ama. Ecco, mentre ai tempi del Signore chi aveva una malattia come quella dell'idropico era considerato un castigato da Dio, un punito da Dio, e si pensava che Dio avesse allontanato il suo volto da questa persona e reso severo il suo volto. Il Vangelo dice che invece Gesù per l'idropico stava davanti a Gesù. Quindi si aspettavano questi farisei, questi scribi, che anche Gesù facesse questo volto che si allontana da questo malato, questo volto che lo rifiuta, e invece Gesù lo guarda con comprensione, come un padre può guardare un figlio malato, sofferente, e con grande tenerezza lo prende per mano e lo guarisce toccandogli proprio la parte malata, la sua testa grossa, ecco, lo prende e lo congeda poi con un sorriso. Gesù è veramente il Signore della guarigione e della salute, e dobbiamo vedere nella sua mano che guarisce, quella di Dio, una mano paterna che ci prende per mano, che ci cura proprio nel punto dove noi siamo malati, del nostro corpo, e ci congeda con la gioia della guarigione ricevuta, della salute ripristinata. Ecco perché dobbiamo sempre confidare e pregare il Padre Celeste. Purtroppo, concludo, il demonio convince molti malati a pensare male di Dio, o un Dio che è indifferente, che è distratto, che pensa ad altre cose o ad altri, o un Dio che permette e vuole la loro malattia. Gesù invece ci testimonia che Dio vede e provvede per la guarigione, però, che Dio ama e cura i suoi figli nella sofferenza e nella malattia, e dona loro tutte le grazie, persino i miracoli, per aiutarli per la loro guarigione.